Buongiorno, allora proseguiamo con la nostra diretta, ripeto che siamo sempre in diretta, mandiamo solamente gli ultimissimi 5-10 minuti per poter fare il cambio. Quindi tutta la trasmissione che avete visto anche con Manuela era tutta in diretta. In diretta continuiamo a stare fino a, siamo un po' senza voce, siamo andati un po' alla pazza noia ieri, fino alle ore 20. Quindi mi raccomando, oggi per le amiche che ci seguono anche sul canale Acqua potete tranquillamente godervi la trasmissione fino alle 20, perché non è come al sabato che va a terminare alle ore 17. Quindi 12674 è Acqua, tutti i canali schierati. Io vi dico, nel frattempo ho ritardato un attimo anche l'ingresso perché sono caduta dalle scale. Sono fatta una bua abbastanza, insomma, va già bene che non mi sono rotta niente. Comunque, tutto bene, quello che finisce bene. Sì, no, anche perché immaginate la sgavellata con il gesso, Mauro alla camera con il gesso nella mano, io sullo sgabello con il gesso, perché comunque salivo lo stesso anche con il gesso, e quindi è così. Bene, quindi un buon proseguimento, spero insomma che siano graditi i nostri gioielli, sono tante belle occasioni anche per quanto riguarda l'oro, quindi oro appeso. Ecco, una cosa volevo sottolineare, che amiche, che non è sempre possibile avere, reperire dell'oro a 30 euro al grammo da potervi offrire. Quindi oggi ci saranno anche dei pezzi che costano 40, 45, 50 euro al grammo, ma vi assicuro che sono prezzi veramente ottimi. Se io vi lascio una cosa a 50 euro al grammo, vuol dire che comunque in commercio, se entrate in un qualsiasi negozio, costa almeno 80, 90, 100 euro al grammo. Va bene? Quindi non sempre naturalmente si può proporre a 30 euro, dipende anche da come riusciamo ad acquistarlo noi. Quindi abbiamo tante belle cosine in oro, come vi dicevo, verrette ancora, abbiamo, per chi non ha seguito ieri la trasmissione, una certa disponibilità anche per i diamanti taglio a marchese, quindi io direi di non soffermarmi oltre, perché oggi sullo sgabello ci siamo rimasti parecchio. Sono ben felice di stare qui con voi, perché vi dico, ho fatto un volo dalle scale che non potete capire, sono proprio le scarpe che scivolano. Belle ma scivolose, sono quelle cosine da tenere solo per così stare seduti e fare due passettini, fare così la comparsata, perché in effetti non sono adatte per fare magari scale, per, insomma, per camminare. Comunque no, non è importante, io vado.